Nulla di nuovo sul fronte ambientale. Ancora una settimana all'insegna della tranquillità sul piano dell'inquinamento atmosferico a Civitavecchia, stando al resoconto pubblicato sul sito istituzionale di Arpalazio. Rispetto al report precedente, i valori estrapolati dal controllo delle centraline che si trovano in città, le differenze sono del tutto trascurabili e mostrano una situazione più che soddisfacente, considerando anche la maggior produzione di energia della centrale a carbone e le attività portuali. Nello specifico, per quanto concerne gli ossidi di azoto, nella centralina di Via Morandi si è registrata una media di 30 microgrammi al metro cubo contro i 34 della settimana precedente. In Via Roma si è raggiunta una media di 32 microgrammi contro i 40 della settimana prima, mentre a Villa Albani si è passati da 33 a 25 microgrammi e al Porto da 45 a 36. Va ricordato che il livello di allarme per gli ossidi di azoto è fissato dalla legge a 200 microgrammi e quindi in tutte le centraline si è stati abbondantemente al di sotto. Per quanto riguarda la media delle polveri, è stata di 13 microgrammi al metro cubo al Porto, uno in meno rispetto alla settimana precedente, e di 18 microgrammi a Villa Albani, due in più rispetto a quella rilevata dal 15 al 21 agosto. Nel caso del PM10 o particolato, la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi. Stabile il monossido di carbonio, misurato a 0,3 microgrammi in Via Roma e a 0,7 a Fiumaretta, dove il benzene è rimasto a 0,1 microgrammi. Valori medi degli agenti inquinanti ampiamente nei limiti di legge nei quartieri. Per quanto riguarda i biossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato a Sant'Agostino con 6 microgrammi. Seguono Aurelia e Faro con 9, San Gordiano con 13, Campo dell'Oro con 14 e Fiumaretta con 15. Per ciò che concerne invece il PM10, si va dagli 11 microgrammi di Aurelia ai 14 di Faro e Campo dell'Oro, ai 15 di Sant'Agostino e ai 16 di San Gordiano e di Fiumaretta.